Buongiorno papagheni e benvenuti in questo nuovissimo video. Papagheni, questa è la prima cosa che ho acquistato per l'inizio, diciamo, del nuovo corso, ovvero questo diario della Kiko, bellissimo, ok? Erano in tre colori, se non sbaglio, nero, rosa e oro. E io ovviamente ho scelto questo rosa con dentro questo lucidalabbra, bellissimo, rosa, brillantinato, e questo mascara. Bellissimi, li ho già provati, però ci tengo a fare un video dedicato solo al make-up con i nuovi prodotti e lo farò un po' più avanti. Quindi rimanete attivi e vi farò vedere un nuovo make-up con i nuovi prodotti. Per il resto, ritornando al diario, questo diario ovviamente poi questa copertina la levo perché occupa un po' di spazio, diciamo, un po' fastidiosa, però diciamo che almeno protegge il fuori. È bellissimo, davvero. Sono contenta del mio acquisto. Il diario è così, bellissimo, davvero. Ok. Ho comprato ovviamente anche questo quadernino, bellissimo, scintillante, a righe di Chiara Ferragni. Stupendo. Ho preso poi queste penne che sono tutte colorate, molto stupende. Questi post-it a righe. Non possono mancare anche i segnapagine di tutti i colori, bellissimi, in forme diverse. Un set di penne, matita, temperino e gomma, anche se ho 20 miliardi di penne. E queste due penne, ovviamente una sempre scintillante con il pezzo della sirena e questo qui con il fenicottero nel cupcake. Ok, papageni, e questa qui è la roba della scuola che per ora ho comprato. Non so se comprerò qualcos'altro, altri quaderni e quant'altro, perché ho ancora tante cose. Perché sapevate che anche prima avevo continuato gli studi nonostante io abbia finito la scuola. Perché mi piace sempre sapere, mi piace imparare cose nuove, mi piace ripassare. Quindi, con il lavoro che sto facendo adesso, perché questa è una bellissima notizia che devo darvi, ovvero che ho trovato lavoro, per cui ho studiato, diciamo, per le cose che ho studiato. Io finalmente lavoro in un'azienda, e mi occupo, della contabilità, della fatturazione e di tutte queste cose. Quindi, ho deciso di riniziare di nuovo il percorso in modo da essere sempre più preparata, in modo da sapere sempre le cose e questo. E niente, papagheni, adesso vado a mettere a posto la cameretta perché è veramente un casino. Devo farvi vedere ancora un sacco di cose, un sacco di vestiti. E finalmente ho l'occasione di registrare un video e potervi mostrare tutto quanto. Quindi state con me e noi ci vediamo fra poco. Ok, mancava solo questo, che è un fascicolo fucsia, con le bustine trasparenti, penso che lo conosciate tutti, è bellissimo. E dentro ci vanno ovviamente i fogli, appunti e quant'altro. Altro acquisto importante, ma che non c'entra niente con la scuola, è questa cover bellissima, che l'ho trovata in questo color rosa brillantinato, scioccante. È praticamente lo stesso colore del diario e del lucidalabbra. Questi qui sono altri acquisti che ho fatto. Allora, questi due sono per ovviamente quando inizierò dieta e palestra, che ovviamente sarà lunedì. E questa era un'altra notizia che volevo darvi assolutamente. Aspettavo di darvela quando appunto vi mostravo queste due cose, che questa, vabbè, come conoscete, è la fascia elastica e questa è la corda. Con questo in cui dice forse quanti salti fai. Poi, questi due barattolini che sono per metterci dentro magari la crema o qualsiasi altra cosa da viaggio. E questi giraciglie. Ciglia, ciglie, vabbè. Questo qui è il vestito papageni che ho comprato nuovo, bellissimo. È stupendo, con uno spacco qui. Ho preso questa maglietta a manica lunga larga, bellissima, che arriva fino a qua ovviamente. È bella, è un tessuto un po' trasparente, diciamo, ma non troppo, molto suave, bellissima. Poi ho preso anche questa magliettina canottiera, molto elegante, con queste volantine. Ok.
anche questa abbastanza larga, però veramente stupenda. Color verde, che io adoro il verde. Mia madre mi dice, ma il verde, Denise? E io, sì, mamma, è bellissimo il verde. Quest'altro completino, che è un top con la manica corta e larga, mentre il corpettino è veramente stretto, con ovviamente i lacci che si può regolare, cioè o più tirato o meno tirato. E questa gonna lunga, tutta a fiori, cioè praticamente sono un fiore umano, lunga con un piccolo spacco qui, però onestamente questa gola non mi piace molto, mi piace di più il top, quindi io solitamente il top lo metto con dei jeans a vita bassa e non troppo bassa ovviamente, però sì, lo uso più che altro con i jeans, questo top qua. Ho preso anche questi pantaloncini di jeans, bellissimi. Quest'altro pantaloncino, però molto più largo, molto più soft, sempre con i fiori. E questa cinturina veramente carina. Mi pica. Ok, quest'altro top, color lilla, stupendo. Ora vabbè, ho staccato la bretellina dietro per farvi vedere com'è. È stupendo, veramente stupendo. Ce l'ho uguale nero, però in questo momento è in lavatrice insieme a un altro paio di pantaloncini nuovo che ho comprato, sempre in modalità floreale, però vabbè. È che se non è a fiorino sono contenta. Sono blu, sono bellissimi, però vabbè, ve li farò vedere magari su Instagram o comunque in qualche altro video. Cercherò di mostrarveli. Quindi niente, per quanto riguarda questo top è veramente stupendo e comodo. Mi piace troppo questa scollatura qua. Ok, ho dovuto abbassare la telecamera perché se no non riesco a farvi vedere. Questo è il penultimo capo che ho comprato, ovvero questa tuta pesantissima che fa un caldo. A pantalone lungo, a me piace tantissimo. Mia madre dice: ma dove devi andare questo coso? Sembri Catwoman. Bene, papagheni, questa è l'ultima cosa che vi mostrerò quest'oggi, ovvero questa tutina molto simile all'altra, però a pantaloncino corto e davvero davvero troppo trasparente. Cioè, ovviamente io queste due tute le userò per fare ginnastica e per fare allenamento, magari andare a correre, queste cose qua, perché ovviamente per uscire normalmente non credo che si possano, non lo so, mettere. O se avete qualche consiglio vi pregherei di darmelo, perché boh, io onestamente sono partita con il comprarmele per appunto uscirci, però questa qui è troppo trasparente. Sì, si può mettere ovviamente il perizoma nero. Però, ok, sì che direi, nel senso, anche il vestito, quello che ho mostrato subito, blu, è trasparente, dietro mi si vede un po' il sedere, però chi se ne frega, per andare a ballare in discoteca al buio non è che si veda molto, comunque sì, si vede, ma caliamo un velo pietoso. E quindi niente, papagheni. Questi qui sono i capi che io ho comprato, tutte le cose che ho comprato dalla scuola, make-up, insomma, la roba della scuola, e tutti i vestiti sono questi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi chiedo scusa dell'assenza, ma davvero sono stati dei mesi di fuoco in cui sono successe tante cose, in cui ci sono state tante novità. Quindi due ve le ho svelate, ovvero che ho trovato lavoro, grazie a Dio, sono contentissima, soprattutto perché sto lavorando per una cosa per cui ho studiato, che è la cosa più bella che possa capitare. Soprattutto quando piace una cosa, e che da lunedì appunto inizio dieta, palestra, ma questa volta seriamente. Quindi va bene, beata la determinazione, speriamo di continuare così. Sono davvero felice di condividere con voi queste informazioni. Sono contenta anche di riniziare questo cammino insieme a voi, e
E ovviamente anche lo studio, vi terrò aggiornati soprattutto su Instagram e su YouTube, cercherò di fare qualche video ogni tanto in cui vi mostro come mi organizzo, come magari svolgo le mie lezioni, che sono da sola praticamente, come mi divido le materie e quant'altro. Quindi io vi saluto qui, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grande bacio e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao Papageni!